Facciamo un bel compleanno e una ottima torta che sarà l'edizione di quest'anno. Spegne 15 candeline a Grand Tour, il Salone Nazionale dell'Agriturismo e dell'Agricoltura Multifunzionale, in scena fino al 13 novembre all'Arezzo Fiere Congressi. Noi ci aspettiamo non soltanto di tirare una linea di risultato di questi 15 anni, ma andare a disegnare i prossimi 15, quindi soprattutto avere un forte momento ovviamente di B2B con gli operatori stranieri che appunto si occupano di agriturismo e che incontreranno centinaia di agriturismi italiani, ma soprattutto attraverso la convegnistica, i confronti, le buone pratiche che porteremo, dare una prospettiva di crescita al settore stesso, andando a condividere nei termini e soprattutto nelle linee guida quelle che saranno anche gli sviluppi normativi che possono disegnare un'ulteriore crescita. La Toscana, con oltre 4.000 agriturismi, il 32% dell'intera offerta ricettiva regionale, che registrano un fatturato di oltre 250.000 euro all'anno, si inserisce indubbiamente nella scia positiva registrata dal settore a livello nazionale. È un settore che nel corso degli anni ha saputo adeguarsi a quelle che sono le esigenze e le prospettive di un mercato nuovo, di un mercato in crescita, di un mercato dove c'è la ricerca del territorio rurale, di quelle che sono le sue caratteristiche, le bellezze ambientalistiche, naturalistiche e paesaggistiche che sicuramente la Toscana sa offrire. Un settore che continua a registrare un segno positivo anche per quanto riguarda la provincia aretina. Abbiamo oltre 400 agriturismi, una crescita importante negli ultimi anni e un modo nuovo, ripeto, di fare turismo, un turismo di qualità particolare che si sta spostando da parti sostanziali particolarmente conosciute in Toscana anche all'interno della nostra provincia e quindi un comparto che va assolutamente sostenuto e aiutato a crescere. I 15 anni di AgriTour coincidono con i 15 anni di legge di orientamento del settore agricolo. L'Italia è stata la prima nazione ad avere la legge sull'agriturismo che consente all'agricoltore di diversificare il suo reddito e questa cosa sta avendo un successo importante. Persino quest'anno che nonostante la crisi il settore si è sviluppato parecchio anche per gli stranieri, anche come durata di giorni di permanenza nelle aziende e quindi siamo particolarmente soddisfatti di questa 15ª edizione.